Al comando c'è la finlandese Julia Turkila, lo ricordiamo con 47,75. Ricordiamo che il taglio sono sei le patinatrici che dovranno oggi salutare il mondiale. Intanto il pubblico del Palais des Sports di Nizza dà il benvenuto sul ghiaccio all'atleta rappresentante il Sudafrica, Lejean Marais, l'atleta sudafricana di 22 anni che per la terza volta ha vinto il titolo nazionale ed è allenata dalla mamma. Anche Lejean Marais è arrivata dalla preliminary prendendo proprio l'ultimo posto possibile. Triplo loop, niente da fare. Doppio axel. Anche il triplo Salchow che forse voleva essere in combinazione. Eh sì. Lejean Marais, stavamo proprio controllando con Franca, ha fatto veramente una buona preliminary, tra l'altro lasciandosi dietro delle patinatrici che, diciamo, vedendo la lista delle 33 partecipanti, noi avremmo detto che l'avrebbero battuta, no, Franca? Sì, ci sono pattinatrici che anche l'anno scorso avevano conquistato perlomeno l'accesso allo short program, come l'atleta slovena Desha Graham, oppure Karina Johnson, che comunque agli europei non era andata niente male nel corto. Insomma, quest'anno evidentemente la preliminary è andata in una maniera un po' particolare. Le atlete forti hanno sbagliato moltissimo. Sì. Fleur Maxwell è Sì, rimasta guarda, la fuori. Fleur Maxwell. E poi mi fa, diciamo, un po' impressione vedere una Victoria Pavu che veramente all'ultimo posto, Sì, questa atleta ma ungherese non riesce più veramente a trovare la sua il strada. dato strano appunto è questo 70 e 50 che è il punteggio con cui questa atleta si è proprio qualificata per la finale, insomma sono pochi punti. Però quando partono quelle giornate lì dove tutti, soprattutto le ragazze, cominciano a cadere a pezzi, ecco, alla fine questa ragazza nella qualifica è passata con due doppi axel, nessun triplo. Che in una categoria senior è, ah sì, un triplo Triplo loop loop iniziale, iniziale. ma
nella categoria senior è quasi pazzesco, cioè l'anno scorso ricordo c'era Roberta Rodeghiero che comunque di tripli ne ha fatti 3 o 4, certo, e pur piazzando due errori non è riuscita ad accedere. Invece devo dire quest'anno, che l'anno scorso la preliminare è stata più difficile, l'anno scorso superiore. È stata tosta, quest'anno non è che non ci fossero atlete di valore, però quelle che c'erano hanno sbagliato, hanno fatto veramente male e quindi sono finite dietro, dando l'accesso anche a qualche atleta magari un pochino più bassa di ranking, ma comunque è riuscita in quell'occasione a piazzare quello che doveva piazzare, ha preso i punti. Beh, la preliminare poi un po' è così, no? Perché... Sì. Allora andiamo ad aspettare proprio il punteggio di Léger Marais. Sono momenti di attesa, ma penso che i giudici a questo punto avranno da rivedere alcune cose, no Franca? Sì, il pannello tecnico ha comunque già deciso, chiaramente il triplo loop è stato sottoruotato. Ed ecco le infatti, 32-22 con la detrazione, 16-96 per il tecnico element, 16-26 per la presentazione. Vediamo ovviamente dei components bassissimi, però diciamo è quello che purtroppo possiamo dire per lei noi abbiamo visto.